Spesso si dice che se non si è stati calciatori non si può capire, non si può arrivare ad allenare. Eppure in molti ce l'hanno fatta, eppure in molti sono riusciti a diventare dei grandissimi allenatori senza mai essere stati calciatori, o comunque calciatori davvero professionisti si intende, avranno pure giocato al campetto, a calciotto, a calcio a 11 con gli amici o a livello giovanile. Fatto sta che ho voluto raccogliere per voi in questo video 10 allenatori veramente veramente forti che però non sono mai stati calciatori. Fatemi sapere con un commento qua sotto se ne conoscevate altri, vi chiedo sotto questo video 1000 mi piace, se domani come sempre ore 17:30 volete un'altra top 10 iscrivetevi al canale e noi partiamo subito. 10. Luigi Maifredi. Lui sarà il Sarri degli anni 70, 80 e 90. Inizierà scalando la classifica della sua vita nel 77 allenando il Brescia, anzi il Real Brescia ad essere più precisi. E poi nel 77-78 a 30 anni diventerà a Crotone vice allenatore in Serie C. Se nel 78 è vice allenatore, pian piano inizia a scalare le graduatorie. E allora in ordine Lumezzani, Orceana, Ospitaletto, poi il Bologna e nel 90 arriva la chiamata della Juventus. Ci sono molte somiglianze con lui e Maurizio Sarri. Sebbene Sarri quello scudetto poi lo vinse, invece lui no. Maifredi arrivò settimo perdendo l'ultima partita contro il Genoa, al termine della quale decide di dimettersi. Con Maifredi la Juventus arriva settima e dopo 28 anni è fuori dalle coppe europee. Poi Maifredi continuerà a girare Bologna, Genoa, Venezia, Brescia, Pescara, Esperance, Albacete, Reggiana e chiuderà ad interim nel 2013 a Brescia. 9. Serse Cosmi. Lui prima di tutto è un personaggio, con quel cappelletto e con quelle urla che stridulavano nelle nostre orecchie, Serse Cosmi è diventato prima di tutto un simbolo del nostro calcio. Ma in pochi sanno che Serse Cosmi non ha mai avuto una vera carriera da giocatore. Sì, in realtà faceva parte della primavera della Ternana, ma poi ha giocato solamente tra prima categoria e promozione. Si è rotto la tibia destra e si è ritirato a 28 anni senza mai debuttare nemmeno in Serie C. Quindi sostanzialmente ha giocato a bassissimi livelli come tantissimi di voi che stanno guardando questo video. Poi a 28 anni si ritira dopo aver giocato al Ponte Vecchio e decide di diventare allenatore. In 10 anni ottiene 5 promozioni. Poi il 13 giugno del 2000 arriva la chiamata di Gaucci e del Perugia, lì dove direttamente in Serie A fa un vero e proprio miracolo. Ma soprattutto è uno dei pochi in quel periodo storico ad usare un 3-5-2, la difesa a 3 che decide di concordare insieme a Marco Materazzi. 3-5-2 per un Perugia che arriverà addirittura a vincere la Coppa Intertoto e a qualificarsi in Coppa UEFA. Peccato che successivamente quel Perugia poi retrocederà in Serie B. Successivamente continuerà a galleggiare tra squadre di media classifica, farà Genoa, Udinese, Brescia, Livorno, Palermo, Lecce, Siena, Pescara, Trapani, Ascoli, Venezia, Perugia e l'avventura a Crotone nel 2021. 8. Alberto Malesani. Per il meme è presto diventato il mollo, ma lui a mollare non ci ha mai pensato. Anche lui giocava con la difesa a 3, 3-4-3 con gioco offensivo, ma anche 4-3-1-2 e 4-3-3. Pensate che lui come calciatore vince appena un campionato di Serie D, giocando con l'Audace San Michele. Fa anche un brevissimo periodo nella primavera della Nerossi Vicenza, ma si ritira subito. Il calcio giocato probabilmente non fa per lui e se ne rende conto, nonostante si dica che da bambino era tra i più forti in assoluto, quindi va a lavorare alla Canon. Poi però il calcio chiama. Inizia dalla primavera del Chievo occupandosi anche della campagna abbonamenti e dei contratti dei giocatori, poi diventa vice allenatore e nel 93 è chiamato a guidare la squadra in Serie C1. La porta subito in Serie B, lì dove il Chievo mai era stato. Debuttando quindi in Serie B parte il vero e proprio Chievo dei miracoli. Con lui quel Chievo fa 13esimo, 14esimo e 7° posto, prima che poi diventerà quel Chievo che conosceremo tutti in Serie B.
Lui andrà alla Fiorentina e da lì in poi sarà un'escalation fino ad arrivare a Parma. Con il Parma, giusto per citare, vincerà la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e soprattutto la Coppa UEFA, secondo allenatore di sempre italiano ad esserci riuscito. Dopo il Parma arriveranno altre chiamate, ma mai ad esplodere definitivamente. Verona, Modena, Panathinaikos, Udinese, Empoli, Siena, Bologna, Genoa, Palermo e il Sassuolo nel 2014, che poi lo ha portato a quella che oggi è praticamente uno stato di fermo. Peccato, perché Malesani, se si fosse giocato bene le sue carte dopo Parma, poteva diventare un top allenatore italiano. 7. Maurizio Sarri. In modo un po' cattivo vi dico che ormai la sua storia la conosciamo tutti. Lui parte dallo Stia, fa Laese, Cavriglia, Antella, Valdema, Tegoleto, a Sansovino e nel 2000 con il Sansovino decide di lasciare il suo lavoro da banchiere per dedicarsi definitivamente alla carriera da allenatore. Da lì in poi sarà un'escalation, dove parte dal niente, perché lui non ha mai, e sottolineo mai, giocato a pallone. Lui dice: ho scelto come unico mestiere quello che avrei fatto gratis, ho giocato, alleno da una vita, non sono qui per caso, mi chiamano ancora l'ex impiegato, come fosse una colpa aver fatto altro. Da lì in poi farà Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Grosseto, Alessandria, Sorrento, poi l'Empoli, il Napoli, quel Napoli dei 90 e oltre punti, il Chelsea con cui vincerà l'Europa League, la Juventus con cui vincerà lo Scudetto e oggi la Lazio. Maurizio Sarri è l'esempio lampante e vincente del fatto che nella vita, se vuoi raggiungere un obiettivo, se ci credi, ci riesci, puoi farlo. Semper ad maiora. 6. Alberto Zaccheroni. Altro grande allenatore che va citato assolutamente. Pensate che lui da molto giovane giocava nel Cesenatico, anche nel Bologna. Però gli viene diagnosticata una malattia polmonare nel 1970 e gli dicono che non può più allenarsi e non può più giocare. Allora il Cesena lo prende come vice allenatore. Inizia con le squadre giovanili in realtà, poi pian piano va a scardinare tutto. Cesenatico, Riccione, San Lazzaro, Baracca, Lugo, Venezia, Bologna, Cosenza, fino a che non arriva la chiamata dell'Udinese. Nel 95 sulla panchina dell'Udinese fa qualcosa di clamoroso. Porta il modulo 3-4-3 con davanti Birov, Amoroso e Poggi. L'Udinese arriva prima decimo, poi quinto, arrivando per la prima volta nella storia in Coppa UEFA e addirittura terzo dietro Juventus e Inter. L'Udinese di Zaccheroni è bellissimo. Ma poi arriva la chiamata del Milan. L'avventura al Milan andrà bene e male, così e così se posso essere sincero, perché la situazione non è mai stata delle migliori. In realtà vince uno scudetto, quello del 99, quello in rimonta sulla Lazio, che poi vincerà quello successivo, ma l'anno dopo arriverà terzo e uscirà dalla Champions League contro il Deportivo La Corugna, in quella annata clamorosa in cui vincerà il Porto di Mourinho, tra l'altro, che dopo vedremo in questa classifica. Fatto sta però che Berlusconi lo definirà un grande tessitore, ma che non sa tessere la tela. Non un complimento per Alberto Zaccheroni, che dopo il Milan farà Lazio, Inter, Torino e Juventus, salvo poi decidere di andare verso altri lidi. Allenerà il Giappone, il Beijing Gohan e gli Emirati Arabi Uniti. 5. Rafa Benitez, che noi abbiamo imparato a conoscere molto bene a Napoli e molto meno bene all'Inter. È diventato anche un po' un meme, ma in realtà la sua carriera da allenatore è qualcosa di clamoroso. In realtà parte come giocatore nel vivaio del Real Madrid, ma calciatore realmente non lo diventa mai. Decide di smettere per i troppi infortuni, troppi davvero. Decide quindi di iniziare ad allenare e nell'86 entra a far parte dello staff tecnico del Real Madrid. Allena le formazioni giovanili dall'86 al 91 vincendo 6 trofei, ottiene il patentino da allenatore nel 90 e insegna alla UC Davis in California. Dal 91 al 93 allena gli under 19 del Real Madrid, dal 93 al 95 il Real Madrid B. Tra il 91 e il 95 inoltre è assistente degli allenatori del Real Antic, Ben Kerr, Floro, Del Bosque e Valdano. Qualcosa di clamoroso. La sua carriera sembra essere già pronta a decollare. Castiglia, Real Valladolid, Osasuna, Extremadura, Tenerife, poi arriva la chiamata del Valencia. Lì inizia a vincere e Rafa Benitez non la smette più. I trofei da allenatore? Ve li dico subito. Due campionati spagnoli clamorosi con il Valencia, vinti nel 2002 e nel 2004. Una Coppa d'Inghilterra vinta con il Liverpool nel 2006, una Community Shield nello stesso anno con il Liverpool.
due Supercoppe italiane, una con il Napoli nel 2014, una con l'Inter nel 2010, una Coppa Italia con il Napoli nel 2014, ma non solo, perché vince anche in territorio europeo, si porta a casa due Coppe UEFA, una quando ancora si chiamava Coppa UEFA nel 2004 con il Valencia, una quando si chiama Europa League con il Chelsea nel 2013, ma vince la Champions nel 2005 con il Liverpool, quella famosissima Champions, proprio quella lì, e vince la Supercoppa Europea lo stesso anno con il Liverpool. Vincerà anche il Mondiale per club con l'Inter nel 2010, una carriera fatta di trofei per un allenatore che ha giocato praticamente zero da professionista. Quattro. Marcelo Bielsa. Vi dico la verità, ero indeciso fino all'ultimo se metterlo sul podio. Lui ha vinto veramente poco, ma ha cambiato il mondo del calcio per sempre. Smette di giocare a 25 anni perché è già oltre, è già over, deve fare l'allenatore. Diventa prima il vice dei Newell's Old Boys e poi l'allenatore primo su tutto. Pensate che già in quel momento lancia alcuni dei migliori calciatori della storia del calcio argentino: Néstor Senzini, Abel Balbo, Mauricio Pochettino e Gabriel Omar Batistuta. Gira sulla sua Fiat 147 famosissima e con questa va a scoprire i calciatori migliori dell'Argentina. Definito il loco, il pazzo, per le sue idee folli e fuori dal comune, allenerà anche in Europa Espanyol, Athletic Bilbao, Marsiglia, Lazio solamente per due giorni, Lille e infine Leeds United. Prenderà un oro olimpico ad Atene 2004, però purtroppo per lui la sua carriera sarà scarna di trofei. Allenerà anche la nazionale argentina e la nazionale cilena. E nonostante tantissime idee rivoluzionarie, con lo stesso Pep Guardiola che dice di aver preso spunto da lui, alla fine il suo palmarès dice appena 3 campionati argentini, 90 e 92 con i Newell's Old Boys, uno nel 98 con il Vélez Sarsfield e il campionato di Serie B, la Championship, con il Leeds nel 2020. E saliamo sul podio con 3. Luis Felipe Scolari. Immaginatevi, non aver praticamente mai giocato ad alti livelli, se non con squadre brasiliane, ma non ad alti livelli, tra l'altro non si sa nemmeno nulla della sua carriera da giocatore, e aver vinto un mondiale. Qualcosa di clamoroso, esatto, qualcosa di clamoroso, perché lui non allena mai squadre davvero forti fino a che non arrivano gli anni migliori. Pensate che nei primi anni allena il CSA, lo Juventude, il Brasil de Pelotas, l'Al-Shabaab, il Pelotas, lo Juventude di nuovo, il Gremio, il Goiás, l'Al-Qadisiyah, il Kuwait, il Criciúma, l'Al-Ahly, l'Al-Qadisiyah, il Gremio, lo Júbilo Iwata, il Palmeiras, il Cruzeiro. E poi, a sorpresa, arriva la chiamata brasiliana. Il Brasile viene da una bruttissima figuraccia rimediata in Confederations Cup e lui riparte dopo l'esonero di Emerson Leão. Prende la squadra quinta nel girone e che rischia di non qualificarsi al mondiale. E poi però succede qualcosa di clamoroso. Parte la rimonta, si qualificano alla fase finale del mondiale, supera a punteggio pieno un girone abbordabile, poi elimina Belgio e Inghilterra, batte la Turchia e in finale contro la Germania la mette al tappeto Ronaldo. Il Brasile con lui è campione del mondo. Da lì in poi allenerà la nazionale portoghese. Pensate. In quell'europeo lì nel 2004 fece una competizione praticamente impeccabile e perse solo in finale con la Grecia. Due anni più tardi però capitolò contro la Francia. Da lì in poi la sua carriera ha sempre rischiato di alti e bassi. Ha allenato il Chelsea, poi il Buncoyodor, perché lui non si è mai rifiutato di allenare in alti e bassi. Palmeiras, di nuovo il Brasile, Gremio, Guangzhou, Palmeiras, Cruzeiro e Gremio. Ha passato la maggior parte della carriera allenando in Brasile. Ha provato solo una volta l'avventura con il Chelsea, ma è andata male. Detto questo, ad ogni modo, Scolari ha vinto un mondiale con il Brasile e ha fatto una finale di europeo con il Portogallo. 2. José Mourinho. Mourinho da giovane tenta di intraprendere la carriera da calciatore come difensore, ma è scarso. Gioca nell'Union Leira e nel Belenenses. Più che altro gioca perché suo padre è allenatore. E allora lui a 24 anni, visti i scarsi risultati, si ritira e si prepara a diventare allenatore. Parte allenando i suoi amici, poi diventa assistente di suo padre al Rio Ave e al Belenenses. Inizia laureandosi in educazione fisica. E nei primi anni della sua carriera ci sono tanti alti e bassi.
fa l'assistente a Rio Ave, allena gli allievi del Belenenses e del Vitória Setúbal, è assistente all'Estrela Amadora e allo Sporting Lisbona, è vice al Porto e al Barcellona. Poi nel 2000 arriva la grande chiamata, il Benfica, tra l'altro, pensate che scherzo del destino, gli dà la panchina. Quando Mourinho arriva sembra che qualcosa possa cambiare davvero, ma dopo appena 9 partite cambia la presidenza e lui, da fedele del presidente, decide di dimettersi. Continuerà la stagione all'União Leiria e li porterà al quarto posto, salvo poi passare al Porto, lasciandoli lì, e loro, senza di lui, arriveranno settimi. Al Porto, sapete benissimo com'è andata. Vincerà la UEFA Champions League e poi non smetterà mai più, e sottolineo mai più, di vincere niente. Vi leggo la bacheca trofei. 2 campionati portoghesi con il Porto, una Coppa del Portogallo, una Supercoppa del Portogallo, 4 coppe di Lega inglesi, 3 con il Chelsea e una con lo United, 3 campionati inglesi con il Chelsea, 2004, 2005, 2005, 2006, 2014, 2015 nel Chelsea bis, 2 Community Shield, una con il Chelsea e una con lo United, una Coppa d'Inghilterra con i Blues, una Supercoppa italiana con l'Inter, 2 campionati italiani, quindi 2 scudetti con l'Inter, e una Coppa Italia, quel famosissimo triplete, una Coppa di Spagna con il Real, un campionato spagnolo, la Liga con il Real, una Supercoppa di Spagna sempre con il Real, e poi i trofei europei, 2 Europa League, una con il Porto e una con lo United, 2 Champions League, una con il Porto e una con l'Inter. E uno, Arrigo Sacchi. Immagina non essere mai stato calciatore, ma mai nemmeno per sbaglio, avendo giocato solamente nelle giovanili del Baracca Lugo, e poi essere diventato uno dei migliori allenatori della storia del calcio. Uno di quelli che, se vediamo oggi tanti grandi allenatori, vedi ad esempio Ancelotti, è soprattutto merito suo. Propone un 4-4-2 che si ispira al calcio totale olandese di Johan Cruyff. Chiama il pressing a tutto campo e la difesa in linea, provando la tattica del fuorigioco. Modulo offensivo che funziona, difesa organizzata, diagonale a 4, centrocampo a rombo dove i mediani si trasformano in trequartista e 2 punti centrali che giocano tanto tanto vicine. Questo è il calcio di Arrigo Sacchi. Era pesante, severo e poco convenzionale rispetto agli approcci classici, così viene definito, ma soprattutto era vincente. Nella stagione 87-88 il suo Milan prende appena 14 gol in tutto il campionato, nel 90-91 ne subisce addirittura 19. Prepara le partite in maniera maniacale, gli schemi di gioco li studia fino all'esaurimento, lavora il doppio per essere pronto in campo, sia in modo offensivo che in modo difensivo, poi però tutto gli dà ragione. Lui crea il Milan degli immortali di Sacchi, lui crea Franco Baresi e vince tutto quello che c'è da vincere. Vi leggo quello che ha vinto, vi leggo il suo palmarès con il Milan, anche se poi in realtà rende anche poco omaggio a quello che lui è stato. Vince un campionato, uno scudetto con il Milan nell'88, una Supercoppa nell'88, 2 Champions League con il Milan 89-90, 2 Supercoppe Europee 89-90 e 2 Coppe Intercontinentali 89-90. Ok, magari il palmarès non gli rende abbastanza omaggio, ma lui ha cambiato per sempre la storia del nostro calcio e guarda un po', non ha mai giocato. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto questo video fino a qua, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, grazie, tantissimi mi piace, buon ciao, l'Alene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video!